Ciao ragazze, oggi video divertentissimo, almeno spero. Di solito questo tipo di video è molto interessante perché si parlerà di ta-da! Acquisti fatti da H&M, come direbbe qualcuno. E metterò il video l'H&M acquisti, così anche se sarebbe più opportuno scrivere come titolo come spendere 40 euro in pochi secondi. Comunque, faccio vedere gli acquisti, le poche cose che a me sembravano un po', però, che ho fatto da H&M. Sono andata ieri al centro commerciale Le Vela ad Desenzano, quindi che è da quelle parti. Ciao! Allora, non c'ero mai stata in quel negozio di H&M, perché di solito vado al centro commerciale Verona 1 a San Giovanni Lupatoto, quindi chi è della zona sa, è un negozio insomma di medie dimensioni, una volta trovo qualcosina, a volte no. Decisamente quello delle vele è molto più fornito, ci sono molte più cose. Infatti io quando sono entrata avevo gli occhi tipo a forma di cuoricino, perché cioè abbiamo voglia di prendere tutto. Quindi, cioè, a parte l'abbigliamento, ma proprio gli accessori, collana, anelli, quelle cose lì, cioè, si potrebbe stare lì delle ore a guardare le cose. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, una mia amica Giada, che saluto, mi ha detto: se ti capita, insomma, di andarci, prendi il pennello per il fondotinta, che è veramente ottimo. Allora, io ho preso questo qui per il fondotinta e blush, pagato 3,95. Io ho preso questo perché costava un po' di meno. Ce n'era un altro più bello, tipo le setole bianche dorate, tipo. E questa parte qua non era nera, ma o bianco o dorato, adesso non mi ricordo. Vabbè, insomma, cambia il colore. Però costava 2-3 euro in più, quindi ho preso questo perché costava di meno. Ho detto: tanto, questa parte qua per il fondotinta, molto morbida, e questa per il blush. Per il blush ne ho tantissime, per il fondotinta ne avevo uno di Avon, non so dove sia, non lo trovo. Come era già capitato altre volte, è finita la memoria sull'iPad. Stavo dicendo, ho preso questa maschera viso al cocco pagata 1,95 euro. Devo ancora provarla, non so come sia, vi farò sapere. Poi ho preso gli orecchini, questi così molto. Volevo degli orecchini abbastanza lunghi e vistosi perché ho tutti quelli piccolini così, invece magari per una serata ci vorrebbe qualcosa di più vistoso. Ecco, quindi ho preso questi, pagati 4,95 euro, acciaio, bigiotteria. Ce ne sono di diversi tipi, ci sono un sacco di cose in finto oro e argento. Poi ho preso un altro pennello, 2,95, questo è per gli occhi, eyeshadow brush, così. Ne ho uno simile, però visto che c'ero, insomma, l'ho preso. Uno smalto, 2,95, fatto così. È un viola brillantinato. Boh, non so se ci sia il numero. Comunque, vabbè, è da usare come top coat per farli nei lat così. Poi, sempre di smalti, ho preso questo top coat che dovrebbe essere visibile al buio. Questo, pagato 3,95. Devo ancora provarlo, non so se si vedrà al buio, ma vabbè, proviamo. Poi, sempre per le unghie. Questo quando l'ho visto ho detto: ah, figata. Questo set per fare le nail art. Allora, c'è spingi cuticole, il pennellino per mettere le decorazioni, e un altro pennellino sottile per disegnare sopra le unghie sottile, e la lima con le quattro facce. Questa l'ho provata, però non è il massimo. Io di solito le lime le prendo da Kiko, che sono quelle che mi piacciono di più.
Poi un paio di ciglia finte. Le ciglia solitamente le prendo dai cinesi, però ho voluto provare queste perché sono abbastanza effetto naturale, mentre le cinesi ci sono quelle tipo lunghe 2 km di colori strani che sono troppo vistose. 4,95 e proverò, spero che insomma durino, che durino un po'. Ultima cosa, sì dai, dovrebbe essere l'ultima, ho preso questo set a 5,95, sono due creme per il corpo e due bagno doccia, fatto così, molto carino. Allora, uno è Pink Macaron, che l'ho provato a mettere un po' sulla pelle, mi piace come profumo, e l'altro è Green Haze Husband, e mi piace un po' di meno. Comunque molto carine, così da mettere anche in bagno, come scatoletto, come idea regalo. Ecco, a me sembra di aver fatto vedere tutto, poi non so, magari mi sono persa via qualcosa. Comunque questi erano gli acquisti che ho fatto da H&M. Fatemi sapere nei commenti se avete le stesse cose, se le avete provate. Fatemi sapere quello che volete. Io vi saluto, ringrazio tutti coloro che commentano, che si iscrivono sulla mia pagina Facebook, su Instagram. E grazie al vostro sostegno, è sempre un piacere. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video.